Il presepe è come un Vangelo, senza libro e senza voce, che però ha il suo libro e la sua voce. Se veramente vuoi capire il presepe, devi leggerlo, devi studiarlo, devi lasciarti affascinare dai suoi personaggi, dai suoi avvenimenti e dai suoi luoghi. Ci devi entrare nel presepe. Così Gennaro Matino, sacerdote napoletano, definisce il presepe, ne spiega il significato evangelico e descrive la gioia della sua realizzazione. Il presepe lo costruisce chi è giovane dentro, anche se ha 100 anni di età, ma continua a meravigliarsi e a credere nel Verbo che si è fatto carne nella Natività. E lo fa meravigliosamente bene in un libro sorprendente, un romanzo ambientato in un basso di Napoli dove un anziano signore e sua moglie insegnano ad un ragazzino cosa sia il presepe e l'arte di costruirlo. Don Gennaro Matino ha letteralmente incantato l'uditorio nella cattedrale di Castellaneta dove ha presentato questo suo ultimo lavoro intitolato Il pastore della meraviglia. Ascoltiamolo. Il pastore più importante del presepe è il pastore della meraviglia, che siamo noi. Lì, come lui, senza niente in mano, con le braccia allargate e la bocca aperta, a contemplare il mistero straordinario dell'amore di un Dio che si fa bambino per noi, per ciascuno di noi. Natale, questo è. Affrontare la vita con gli occhi da bambino.